Buongiorno a tutti. Ecco lì la famiglia Centamore in Rapisarda. Ciao. Si parte per la Norvegia. Riprese ufficiali. Sì, pronti e carichi. Partiamo già da Milano nel nostro tour. La mia donna incinta. Si vede? Non si vede niente. Andiamo a vedere l'aurora boreale. Ci siamo. Si parte. Aurora boreale, siamo arrivati. Ticket 1. Pronti Ale, sei online. Ho preso subito il panino. Subito affamato. Già mangiato il panino. Il cognato è preso col cellulare. Sta cercando un wifi. Sto scrivendo a Fineco. A Fineco, sta litigando con Fineco. Davvero? Il maresciallo è carico. Ci sta in pigiama. Noi siamo preoccupati degli ultimi che stella, sono a dormire. Ora di wifi. Mia moglie è carica, già sporca. Mangiata? Carica in quel senso. Fabio, spiegaci un po' il viaggio. Ragazzi, stiamo partendo per Oslo, andiamo ad accumulare un po' di freddo e dopo si va su fino alla fine della Norvegia, Tromso, o Troms, come si dice in Tromso. Tromso, ok. E speriamo di vedere l'aurora, il progetto è quello. Ale, se non c'è l'aurora. Il cognato, l'organizzatore del viaggio. L'aurora! Ma l'abbiamo avvisata l'aurora? Mi sei letto. Scusa. È volata l'aurora. Sei un po' psichedelico, Fossati, avevi paura di perderti. Veramente fiduciosi il governo Renzi. Speranza che c'è stato il referendum, però siamo fiduciosi nei confronti dell'aurora. Non può tradirci, assolutamente. E se nasce una bambina poi la chiameremo Aurora. Ha cambiato canzone proprio. Basta, poi ti puoi richiamare di nuovo, so che dura troppo. Saluta Fabietto. Ciao giovani. Ci siamo, i nostri eroi sono in partenza. Carichi a bomba. Arrivati a Oslo. Kevin Kruger City for landing. 4 pomeriggio del 18. È tutto buio. Le 4 del buio. Mamma mia. Allora, se i nostri eroi sono atterrati a Oslo. La Pisarda ha dormito tutto il viaggio. E si è perso il fuoco. Ha già l'aurora boreale addosso. No, in realtà qua sta bene. Tranquillo. Sì, è tutto bello coperto. Stella, mamma, sembra. Ale sta già in mi ricordai con di Frankenstein Junior con cappuccio così? Senza giubbotto. L'uomo vero è a mezze maniche sotto, attenzione. Bello. Notiamo, bello, notiamo. Ora il cagotto domani subito. Il cognato lo segue. Domani cagotto, anche il cognato, però il cognato c'è il paio. C'è il paio, però non la giacca. Il cognato e poi nel lupetto. Però ci siamo. Ragazzi, io tamarro. Ma lo guardate quante cozzate. Tamarro, proprio tamarro. Direttamente da Taranto. Tamarro. Con lo zaino. Maniche corte a osso. Ma vuoi fare... Ma vuoi fare una ripresa a quello zaino che ha più morti che i cadaveri? Quello zaino è devastato. Maniche corte a Oslo. Hai finito lo show? Si passa che non ti pagano, sto sudando non bene. Infatti riprendi visite le persone che stanno intorno perché inorriditi. Ci siamo ragazzi. Sì, siamo arrivati a Oslo, si va a mangiare la renna. Ale affamatissimo. Mamma che fame c'è, io sono a digiuno da stamattina che non mangio. Anche zio Mimmo è carico. Affamato come pochi. Fame. Qua c'è sotto c'è la io sono carica di pile. Ho mangio due salmoni stasera. Due. Allora, abbiamo provato vari locali. Niente, non c'è stato verso perché ci hanno rimbalzato. Senza prenotazione, non ci cagavano gli stessi. Il primo era troppo piccolo. Il secondo ci hanno detto ma scordatevelo. Il terzo ha detto ma non ci pensate super neanche. Scordatevelo. Esatto. E ora abbiamo trovato questo posto. Vediamo. Le recensioni sono buone. Una birra, un panino. Facciamo una birra, tutto a posto. Diciamo che la Norvegia non è famosa per i suoi piatti, ecco, non è che uno va in Norvegia per mangiare, noi proviamo a mangiare qualcosa. Iniziamo a mettere qualcosa.
Sicuramente domani sera a Tromso prenoteremo. Renna, voglio la renna. Renna a morire. Dove siamo, tesoro? Siamo in centro a Oslo, di fronte a noi il Parlamento e poi Palazzo Reale. Oh, e Christian Krug alla nostra sinistra, voltati, voltati. Ecco Christian seduto sul suo trono. Carino, direi, questo centro. Qual è la regola? Frank, ricordati la tua frase. Oddio! Non si porta nessuno. Ma che guastelli? Vabbè, te. Non esagerare, fare il cretino, perché come dici tu non ti portiamo. È il freccio! Le cote rosse! Beh, io vi terrò di rischiare, ragazzi. Ciao! Qui ci sta? La gara fino là, senza alzare i piedi. Aspetta, aspetta che arrivo! Senza alzare i piedi, dai, pronti? Sì. Adesso fa una spaccata che non si rialzano più. Attenzione, questa è la Oslo Philharmonic Orchestra. Questo è un drogato che passa. Fabietto che si vuole rubare le statue. Il corso. E questa è l'università. E quelli quattro caballeros che stanno per essere rubati e derubati da uno di Cinisello. Attenzione, i nostri eroi sono giunti sino al Palazzo Reale. Sempre più bardati, Rapisarda Centamore. La Pisarda è così anche. Non si riconoscono più ormai. La Pisarda è anche in aeroporto, era così. Facciamo notare invece il guerriero che non c'ha manco i guanti. Sì, Fabietto, vediamo un po' cosa scatta. Con pollicione. Bellissima. Palazzo Reale, intorno a un bel parco. Stella Pierri. Sembra che nella piazza rossa di Mosca a gennaio. Fabietto è carico. Questo è Mimmo, non è uno jedista. Come Stella? Valentino è partita così da Milano ed è arrivata così ad Oslo e domani sarà così a Tromso. No, vedi domani, le differenze? Domani aggiunge uno strato. A maggio pare che si spogli. Io sono in letargo, ragazzi. Pare che la denuderanno in ospedale per un certo evento che verrà. Mamma mia. Forse. Oddio, questo è il municipio di Oslo dove viene assegnato il Nobel per la pace. Okay. Che a differenza degli altri Nobel assegnati a... Non mi ricordo. Stoccolma. Ah, vedi che buono, c'entrava la Svizzera. Gli altri no, per sì, tranne quello per la pace mi sento qui a Oslo. Oh, c'è un maneggio qui in diretta. Un maneggio di cavallo. Il cavallo polare questo. Il cavallo polare? Il cavallo di Babbo Natale. Ripresa questa, beccata in diretta, sì. Mi ha beccato. Si è cagata sotto Stella. No, ha beccato a me. Attenzione, dobbiamo dire questa cosa, ma grazie. Ale e Stella sono stati fregati da un norvegese. Queste due mele, 4 euro. 4 euro. E la bottiglia con un reso di 2,5 NOK. Ragazzi, va bene lo stesso, dai. 2,5 NOK costa solo la bottiglia vuota. 2,5? Certo. Vabbè, la bottiglia vuota 30 centesimi. E il reso? Il reso, se la porti la ridanno. Dio. Vediamo di finirla che domani mattina la riportiamo. Bevi tutto Stella, tutto a casa, dai. Domani mattina la riportiamo. Fossati. Dove siamo? Dove siamo? Siamo in piena notte. È notte. Ragazzi, sembra le 7 di sera. Ed è tutto innevato, in realtà sono le... Mamma mia, ve lo dico subito, 1:30. Di sera, di notte? No, della mattina ovviamente. 1:30 del mattino. Attenzione! Siamo atterrati a Tromso. È tutto innevato. Benvenuti nel circolo polare artico. Porca puttana, come ammazzo.
Questo è Tromso, ragazzi, ci siamo. Attenzione, i nostri eroi sono già tutti bardati. Tutti pronti e carichi. Vederci così sembra che stiamo per affrontare l'Everest, in realtà stiamo andando in albergo. Albergo di 8000 metri. Tutti bardati tranne il sottoscritto. Con le Adidas. E le nuove chiavi della Kia Picanto in mano. Pronti e carichi. Lo scaldacuoio. Eh beh certo, lo scaldacuoio. Lo devi tirare. Vieni da davanti. Ma c'ho i guanti, non riesco! Ma sono touch! Touch! C'è stato il mio culo. Guardati il culo. Guardati il tuo. Vai avanti. Guardata, dove siamo? Siamo a Tromso. Paesaggio nordico, a dire poco. Ma appena preso la macchina, chi sta entrando non si sa, qualche... Fabietto, che sta locale. Prendendo tutti i sedili. Fabietto sta entrando in macchina con noi, la nostra bellissima Kia Picanto. Sono le 2 del pomeriggio, signori, e sta nevicando a dirotto. Questo è lo spettacolo che si presenta alle 2 del pomeriggio. Mamma mia. Stiamo festeggiando il mare, ragazzi. Bello, queste casette. Ecco il mare. Come va la guida, amore? Tutto bene, non è semplice, ma è bello. Pronti, siamo in onda. Vai Fabietto, dove siamo? Siamo a Tromso. Siamo a Tromso, attenzione. Fiocca. Ucci, siamo in centro. Quella è la statua del baleniere che ha ammazzato Moby Dick. La mia frulla. Ho appena prenotato una grande gita per domani. Mattina. Trekking con le ciaspole. Ma è tutto innevato, ragazzi. Fa tante, non così, perché stanno... Quando stanno male? Sì, ma questa è tutto che prepara la tante, prepara la valigia, la porta con la tante. 30 anni, 35 anni ti porti la valigia. Mario, buon che te? No, grazie Fabio. No, no, domani gli aschi! La biblioteca! Che bella questa struttura! Anche io ho le muffole! Mamma mia! Le fuzzole! Muffole! Andando un culo stretto sui norvegesi. No, troppa luce. Questa cosa
Solo fare, Fabio. Solo perché la videocamera c'è. No, sono un po' lì. Che palle tipo, sembra che gira di più. Alle 23.30. 3.15, 23, 25 circa. Abbiamo già l'aurora, Ale, eccolo! Attenzione! Sarà! Sarà! Aurora! Che stai mangiando, tesoro? Merluzzo. È strano perché è un po' dolciastro in realtà. La stessina sotto è un po' dolciastra. E noi crediamo la renna. Com'è, cognato? Ottima. Ottima? Attenzione che vista! Attenzione, siamo con un italiano che ci ha portato sulla skyline di un albergo. Così. Così, pronti via, ci ha aperto anche un caffè devastante. Ah, guarda che bello, amore! Ma lui come sei in camicia di anche il caffè Cioè tu pensa se non ci fosse sta boschia come si vedrebbe qui l'aurora? La neve fino al collo. Puoi fare anche le prove. Che se no fai tutti tanto non niente in autopista e poi abbiamo gli auto. Non dico è solo un po' però qua viene più bene, l'altro non hai paura di farti male. Esatto, puoi usare, diciamo. Esattamente, brutta questa gru. Sì, no, ma sono veramente degli stronzi, perché dall'anno scorso stanno facendo sti lavori qua davanti e ci hanno rovinato tutta la vista del ristorante, perché dove eravate voi prima vedevi tutto il fiordo. Bello, eh? Lavorano così qua. Abbiamo vinto un gusto di fare. Ah sì? Peccato che non si vede l'aurora, Ale. Attenzione, sono le 9 del mattino, qua buttano sabbia e sale a morire. Tutto buio, super buio, le 9 del mattino ricordo, anzi 9 e un quarto. Oggi affronteremo Ciaspolata. Stiamo aspettando il pullman. Wilmax Center. Mia moglie è dentro al caldo che fa la bella vita. Un po' tranquilla. Come se non ci fosse un domani. Ma vediamo, Mimmo, che pensi? Ce la faremo? Non lo so, non lo so. Comunque, certo, siamo molto coriacei, quindi... Coriacei, la parola giusta. Sì, abbiamo buona possibilità di farci. Carichi. Questa vita mi sta già rompendo le scatole. Perché? Troppe cose addosso, troppi impegni. Non posso fare niente, neanche soffiarmi il naso. Quindi, se non vedo l'aurora boreale, faccio la strage. Questo è il porto principale, quello più grande. Quello che vedevamo, sì. Sì. Snowboard, you put the boots. Yeah. And then when you are going a little bit higher on the mountain, you can put this up. Like this. Okay. And then when you're going up, it's easier, you know? Yeah, like. And then you. Attenzione, stiamo registrando, ragazzi. Mimmo, dove siamo? Boh, chi lo sa? We lose direction. Siamo abbandonati qua, però. Siamo di cane.
di cane sappiamo bagnato. Che puzziamo, si sente dalla telecamera, sentite, sentite. Mamma mia. Me lo so. Abbiamo fatto brutti commenti che quella parlava italiano. Anzi, io non me la farei. Mi sa che è un laghetto. Attenzione, siamo giunti ad un laghetto ghiacciato. La ciaspola. Il mio erede tiene botta, ha dato forza alla Vale pure. Ormai col mio erede dentro, ragazzi, può fare qualunque cosa, si sente come Superman. Madonna, il cognato stava per cadere, madonna. Attenzione, sta tirando su l'accampamento. Si è bloccato. Allora, ci stiamo accampando dopo la ciaspolata, la camminata qui nella tundra, al circolo polare. Adesso abbiamo steso le nostre pelli. Le nostre? Questo, se non caldo. Ne vedete uno perché è la pelle di De Maio quella lì. Cioè... Andiamo, te caldo. Qui non si sa cosa c'è dentro, qua sarà boh. Biscotti, cibo. Biscotti, cibo. Io ho visto il simbolo della morte. Comunque. C'è anche scritto TVS3 che al loro modo è ti voglio bene. Ti voglio scopare vuol dire. Cioè, se questo video lo vede tuo figlio... No! Erano 4, ora sono 3. No! Il signore mi ha dato queste 5 tavole. Vabbè, la mela al fresco ci sta. Mi ha dato queste 4 tavole. Dentro. Perché no? No, non li mettere dentro! Un po' di cane bagnato l'hai toccata? Ma sì, non vale mica. Il mio quanto? Ah, quella da Magnite, dai. È la pazza storia del mondo, no? Attenzione, i nostri eroi sono qui. Un accampamento di fortuna. Trovato nel mezzo della tundra. Abbiamo tirato su un bel tè caldo con dei biscotti. Mia moglie si sta riposando. Le rete deve essere tutelato. Voi ragazzi salvete per le mani. Tutto pronto ragazzi. Intorno a noi un lago ghiacciato. Dai, vedi che è solo bianco. Into the white. Ah, questi due kit di soccorso. Attenzione, mio zio si prepara. L'altro concorrente in gara sta raggiungendo la postazione di partenza. Aspetta, No, da qua non riesco. Pronto, Rino? Aspetta! Ci sei? No! Oh, oh, amore! Vabbè, ma... Occhio che ti arriva addosso! Salvo! Vai, Ale! Pronti? Vai! Pronto, amore, mi butto! Vai! Finisce su... Questa sì che è una gioia! Sto solco mi farà prendere la forza e velocità! Attenzione, ci ha preso gusto! Amore! Si vola! Si vola! Togliti da lì che arriva mio zio! Vai Bimbo! Ragazzi, siete online? Finalmente questo è il tour clou di tutta. Ma dove siamo, Ale? Spiegaci. Allora, siamo sul pulmino a Tromso davanti al Crane Hotel che ci porterà a vedere l'aurora boreale. Grande, Ale. Documenta cioè, il fatto che sempre più l'ansia a mille, veramente. Madonna, l'ansia a mille no. L'ansia a mille. Rilassati. Ale, dipende tutto da tuo punto. Dai, siamo ottimisti, siamo ottimisti. Dai, dai, il Fossati ha detto 11:23:30, figlio di auroristi. Da generazione. Abbiamo la nostra guida Luca, giusto? Ciao, grande Luca, stasera grande. Non si vede niente, ve lo dico. Stasera, appunto. Perfetto. Subito carichi. And then we have this big group from Italy. Maybe you can tell your name. Fabio. Fabio. Alessandro. Alessandra. Mimmo. Alessandro.
Valentina. Frank. Ok. And Jorge is the driver tonight. Hi, Jorge. Hi, Jorge. Jorge Lorenzo. Let's see if you pay attention how you repeat all the names. No, I'm joking. No. Here we are, this is Tromsøya Island, this is where we are at the moment. And this is the area where we drive to find clear skies. Sometimes it's possible, sometimes it's not. When the weather is good everywhere, we prefer going to the coast because it's less dry and we can enjoy more the nature. Unfortunately, tonight the coast is really bad, the weather. According to the weather forecast, this area is the best where we can stay tonight. Between like Shibotan and the border, Finland, this is like where we are going to find some moles in the sky. I was showing to them the weather forecast. I will going to show it to you while we are all together. This is like a kill PCR. This is like the best. This is like around here, around the border. And this is the weather forecast for tonight. This is like 50-60% low clouds. That it means that probably there will be some snow coming and going, but also some big openings. Important, the activity is quite good tonight, so I'm expecting to see some northern lights when there will be these openings, if this is right. On the sì. Welcome to the Arctic. Qualcuno prima di una foto. Madonna, guarda qua. Sì, se non ci fosse un cadere tanto. E la facciamo adesso, sì, per il mondo. Sì, bravo Mario, così positivo. As you can see now, guys, we just crossed the border. Now we are in Finland officially. Siamo in Lapponia, ragazzi. I will take a quick stop to see like the sky, to check the sky and see what's going on. If there's nothing like we are missing, maybe we go a little bit further. There's like a place where we can maybe go into the nature. Salutate ragazzi, ripresa nella neve. Dov'è Mimmo? Eccolo. Eccolo. Carichi. Cosa? Dov'è il cognato? Eccolo il cognato. Come va cognato? Male. Se vedo delle nuvole. Non so. Dov'è il Fabietto? Però c'è vento, quindi non puoi sembrare. Ecco, guarda come si muove. Riesco a vedere addirittura con la videocamera. Guarda sopra. Ma che bello è. Fighissimo ragazzi. Ma si vede con la videocamera, guarda come si vede bene. Amore, ma con il momento, spegni sta roba. Ma quando mi ricapita? Ricatevi sulla neve, guardatela che le foto non rendono. E infatti quello che... Ma che bello è! Che bello! Ma a un certo punto si è visto anche del rosso. Sì. Sì, l'era fortissimo. Guarda, guarda amore, guarda, guarda, guarda amore! Guarda sinistra anche! Scusate che spengo questo. Vai, mi si vede! Voglio per tutti! Cognato, sei contento? Ora sì, ora ci siamo, ora abbiamo visto l'aurora come si deve, tanta roba. Dai, io e Ali ci dobbiamo ancora fare la foto insieme con l'aurora. Grandi! Fabietto, lui è fotografo ufficiale. Ha fatto bellissimi scatti. Non so dove sia, no, la stella. Questa forse è stella. Sì, questa è stella, pronti e carichi. E questo è Ale, attenzione. Dovevo fare il segno di Ale. Attenzione, cioccolata calda in piena notte. Ci voleva un amico? A stare carica. Com'è? È buona, con un bicchiere che è ghiacciato. Com'è amore? Buona, poco densa. Ecco, non c'è il cucchiaino. Dai, prendiamo tutti questi guys e portiamoli da qualche parte. Sì, sì. Vai, tutti questi guys. Forza guys, andate avanti. Voi che siete guys, andate avanti. Attenzione, i nostri eroi sono qui. Carichi. E le balene fanno. Oggi è sono le amiche. Terzo giorno a Tromsø. Siamo appena tornati poche ore fa da vedere l'aurora boreale. E adesso andiamo a vedere balene e orche, quindi giro in barca e vediamo un po' come si mette. Le orche assassine. Le orche assassine, le aringhe assassine. La bisarda che dici? Che ti butterò in pasto le orche. Ma io c'ho qua una balena assassina, ragazzi. Che miseria. Non mettete mai incinta nessuno, non lo fate.
Fabietto non lo fare. Parte avvistamento balena, avvistamento balena. Pizzicata la prima balena spiaggiata. Per tu già, guarda come ti sono messo a fare. No. Erano belle pareti, erano belle. Belle, belle. Peccato che erano una pista. Però chissà come siete sognati. Tiguana. L'ho presa. Ma come, con la foto? Con la videocamera. Questa videocamera non scappa niente. Vieni qua, guarda, 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 vieni qua con me, amore. Stiamo, non va più la GoPro. Le navi. Le navi. Oh. Incredibile. Grande, qua sotto c'è Stella, anche se non la vedete. Ecco. Stella, di là, facciamo, vediamo se facciamo un qua ci sono le orche. Eccole, eccole! Sti cazzo quanto sono vicine, oh! Bellissimo! Sono le orche, non le palene, giusto? Orche, orche! Cognato freddo? Abbastanza. Che mi porta, amore, come va? Regole, ho perso le mani. Un saluto. Cos'è Fabietto? A posto, ho perso solo la mano destra per intanto. Sì. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm.
and the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. Jingle bell rock, a jingle bell swing, and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, a jingle bells chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night. Go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Di balene vincitori anche oggi grande vittoria, tempo brutto, alla fine hanno visto addirittura una megattera mangiare, a parte il cognato che oggi è un po' spento. No, la megattera, la megattera, la grande, ho fatto la spiegazione, non l'avete sentita la spiegazione? Volevo buttare altri nel mio cervello. Cognato, tutto bene? Tutto bene. Un uomo stanco, le 4 ore di sonno l'hanno ucciso. No, in realtà è stato un po' di mal di mare sulla nave. La luce. C'è anche luce a Tromso, ragazzi, incredibile. Un'oretta, sono capo. Mezz'ora. Dai, mezz'ora di luce sta la passata. E ora andremo lassù. Non è che la facciamo a piedi, vale? Lassù. Tieni un attimo di suspense con la... Andiamo a vedere la multa. Ah, bravo, andiamo a beccarci la multa. Allora, sono 500 corone. E se la multa ti fa, oh, so cazzi tuoi. Volevo dire, ho chiamato 7 ristoranti per questa sera, 7. Mi hanno rimbalzato tutti. No, full busy, no. Veramente, oh. Abbiamo noi. Ma chiama con una voce di dolore. Beh, qua a quanto pare, ci spiegava ieri la guida, che vivono dal venerdì alla domenica. Quindi stasera c'era il delirio per le strade. Tipo carnevale di Rio. Tipo carnevale in costume. Tutti in costume. Per le vie di Tromso. Scrivi Aurora anche stasera da Tromso. Anche stasera, Aurora da Tromso, in centro a Tromso. 22.30 circa. Sì, Ale, il maestro Aurora. A che ora sarà l'Aurora? 22.30, 22.35. Il maestro dice 22.30. 35 forse. 35. Attendiamo. Fiduciosi, sempre. Sempre. Oh, multa. Multa, multa! Attenzione, potrebbe essere sotto lo strato di neve! Esatto. Vediamo, piano piano? Se c'è non si vede, cazzo! Non c'è. Come il grattavinci qua! No, mi sa che non c'è, ragazzi, siamo sbarcati 15 euro di parcheggio, attenzione! Come il grattavinci qua! Grattiamo. Vai, Ale! Gatto, A trovarla la multa sotto stanino! Mi sa che non c'è, ragazzi, non c'è! 15 euro risparmiati! Grandi! Attenzione, i nostri sono sulla funicolare, sulla cabinovia. La donna incinta viene fatta sedere. Dov'è che vuole un pezzo di cioccolato? Ale è carico. Poi l'uomo anziano. Siete anche l'uomo anziano, attenzione. Il ridotto male lo fate sedere. Il ridotto male. Siamo con Massi per aver trovato il posto dove mangiare stasera. Sì, sì, allora attenzione. Stanno salendo i nostri eroi. Si autoriprenda, regista. Attenzione, sono arrivati in cima i nostri eroi. Sono in cima. Ciao amore, cosa si vede da qui? Dai. Tutto. Vieni amore.
Vabbè, qui si scatta il selfie però. Ah sì, quel più selfie della storia. Non quello che abbiamo fatto all'aria fuori. La città qui è difficile. È vero, dovrebbero spegnere tutto. Infatti Oslo l'hanno fatto e non ho visto l'aurora. No, Oslo però. Ci vedete quanto è popolata l'isola di Tromso? Non ha spazi liberi praticamente. Non ha spazi liberi praticamente. Sta arrivando il nuvolone. Proprio in attenzione, due secondi, il nostro aereo sono nella bufera di neve. Manca solo ieri, ragazzi, siamo. Incredibile, lì c'era la città, ora non si vede più nulla. Grazie, da fare anche la ripresa, il nostro cameraman, sempre coraggioso, entra nella bufera. Ti copre, perché fa freddo. Tiene botta il cameraman, tiene botta. Qui c'era la città, non si vede più nulla ragazzi, siamo dentro la nube. Fa un freddo cane. Attenzione, ultima cena a Tromso per i nostri eroi. Siamo in un posto molto particolare, trovato da sottoscritto, con valigia a posto dei tavoli. Ale si è messo sul trono, ha preso una bella birra, stelle su una renna, camminetto dietro, la renna sotto. Facciamoci quest'altro hamburger. Ultima cena a Tromso per i nostri eroi. La domanda è, ma cosa c'è qua dentro? Apri, non lo sapremo mai. Quella è la ripresa del locale, amore. Fanno la ripresa del locale, io sono di spalle. Jensor is blowing the wind. Spielberg. Dalla regia andiamo a riprendere i dettagli di questo magnifico localino. C'è una cassa che mi fa impazzire. Andrei a schiacciare tutti i tastini. Vai. È un boss, infatti. Mi sa che c'è dietro l'arsenale. Guarda come si dice cassa con la cassa. Ho visto. Ah sì, signori. No, io devo regalare un ognomo a Federica. Stai filmando, vale? Sì, ci siete anche voi. C'è anche Stella. Vado a riprendere i dettagli. Smizze, amore. Fai un po' di stretching. Vai, bimbo. La voglia qui. Ma anche voi l'avete preso? Ah, no, sì, scusate. Thank you. Modo per loro. Thank you. Mimo, com'è andata? Soddisfatto. Beh, non dire, non è che ha avanzato molto dai piatti. Sì, infatti. Bella! Non finisce! Ho sentito che non lo finisce! Attenzione, stanno in affanno! Ale ha spazzolato tutto! Controllare per credere, non ho neanche i cracker soldi. Il cognato anche sta finendo tutto, vabbè, io neanche a dirlo. Ho portato i cracker. Io prenderò anche le patate. Mimmo, le patate, Mimmo. Le patate ce le facciamo. Dai, dai patate. Si è appena che si mata la testa là sopra. Non ho fatto in tempo a riprenderla, cazzo.
cazzo che foto! Che cazzo che foto! C'è legno, che parlare! Che mi sono perso! E anche la era apposta! But if you look at it, they'll come closer and closer. And if you're, if you can fight it, they'll come and take it. Take guarda it. Che roba di là, guarda a sinistra. Ehi, Filmos! Ragazzi, siamo in mezzo alla strada, non vorrei dire... Andiamo verso il porto di Nemo, fai qua! E no, dai, vado in quel posto. Ma come scende là in fondo? No, vabbè. Guarda c'è l'albero lì. Guarda che figata. Mamma che roba. Dai, dacci del bordo. Guardatemi com'è forte a sinistra. Guarda sopra, è vero, guarda in alto. È incredibile. Ci viene con la videocamera, Fran? Sì, sì. Bellissimo. Vieni con la video, Sari. Non si vede niente, là. Wow, guarda, guarda, guarda. 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 No. Ma molto diverso. Guarda che guarda. Che meraviglia. Che meraviglia, che meraviglia. Il cielo è verde. Vuol dire che c'è una guardate! Guarda, oh! Ma che fasci meravigliosi! Se continua così batte anche quelle di ieri. E quanto è intensa! Quanto è intensa! Cioè, illumina così tanto il sole. E poi sta a 300.000 km da noi. Se vedi troppo chiaro. Ti basta un'auto per arrivarci. Incredibile. Se è troppo alto il cavalletto te lo puoi regolare. Buonasera. Rotondina qui, molli, tiri giù. Spingi in giù. Il mio cuore se vuoi. Facciamo una ripresa alla stanza del nostro albergo di Tromso. Disordinata. Super disordinata, ma molto carina e accogliente. Soprattutto con una vista incredibile. Che strano vedere il mare grigio. Tra poche ore prenderemo il volo per tornare a Oslo e così lasciare il circolo polare artico. Quindi niente, ultime riprese, faremo un giro all'acquario e basta. Oggi è il giorno, che giorno è oggi? Oggi è sabato 9? No, sabato 10. Sabato 10 dicembre 2017. 2016. Ragazzi, sono sempre avanti, è incredibile. Qui ci sono due nativi. Due nativi del posto. Quello di destra non può essere troppo nativo di qua perché è troppo bianco. Sono a più oro sicuramente. Ragazzi, zitti un attimo che faccio l'audio foto adesso, sentiamo il rumore del mare. Sì, l'audio foto. Ecco l'iPhone. Attenzione, ce l'abbiamo fatta, i nostri eroi. Bello però questo cartellone. Sembra un mare vero.
l'abbandoniamo con vai, com'è? È calda? Un po' di rammarico. Bruciati i piedi? No. Ma c'è l'acqua? Tutto quello che poteva darci. Ben due aurore. Due. Gli aschi. Le balene. Cammina, sta. Torna se cade. Ci vuole un po' di concentrazione. Sì, un po' di aghi, diciamo. Un po' di muschietto, Un po' di aringhe. Fai la ripresa mentre tocco l'acqua. Con che la devi toccare l'acqua? Come mai? Ti do una mano. Madonna mia. Attenzione, amore. Tocchiamo l'acqua, vediamo quanto è fredda. Perdeva un dito, così, idrogeno liquido. Gli è calda. Aspetta la temperatura esterna. Vabbè. Peccato che sì. È più calda? Puzza di pesce? Puzza di pesce? No, così c'è uno che corre. Siamo arrivati al museo Polaria, dove vedremo un po' di creature marine. Acquario. Sì. Acquario. All'acquario. Acquario, vediamo. Creature. Creatura. Tempi di creatura questo. Vai, pronti. E che sono? Perché vedi, hanno quattro gambe, due più due. Sono strani. Quali è strano? Sono tozze. Ma che brutto che è. Questo è grosso. Sancennato. Questo è grosso. Madonna. Cioè, però sono delle schegge da notare. Certo che sono rapidissimi. Pazzesco. Nonostante la ciccia. Sì, aspetta, non riprende quello che era seduto qui. Non se n'è andato. Sì. I baffi che si tirano su. Attenzione, siamo a Tromso di giorno. Firma là. Che si sta facendo, si stacca con le mutande, si sta cambiando. Sta facendo le pulizie mutande. Ma ti prego, ma dove? Vai in alto, vai. Pronte? Ma lui? Ma sta stirando in mutande. A Milano, al Duomo. Però da notare che belle illuminazioni che ha. Stella, facci vedere il tuo acquisto. Cosa, ragazzi, guardate cosa ha comprato Stella, la cosa più bella e utile. Che anche l'uomo adesso si paga per entrare. È salito anche per entrare in ma sei, ma sei salire sulla cima. No, per entrare. Mamma mia, ragazzi, attenzione all'acquisto di Stella. Acquisto dell'anno, le corna. Ti arresteranno. Ragazzi, ve lo le fanno portare in aereo. Non sono corna vere, c'è qua. Certo. Di legno. Troppo carina invece, ha fatto bene. Che belli che sono.
l'ho ripresa. E vai. Porti una rogna, Dio santo. Ma è giapponese? Io sono giapponese. Un robot di... tipo Polimar. Polimar bravo. È vero. Ecco qua, servizio al tavolo. A posto, effettuato. Finalmente i miei desideri verranno esauriti. No, sono finiti, sono solo due, aspettiamo noi. Digli perché siamo qui. Perché mio marito non ha esaudito il mio desiderio l'altra sera di farmi provare la chimney cake, un dolcetto molto dolce con la cannella e la crema. Finalmente siamo riusciti ad approdare di nuovo qua e io proverò la chimney cake. Arriva, arriva. Ho tentato di abbattere il tavolo, non ci sono riuscito, però l'abbiamo pulito. Ci ha provato con l'auto, col tavolo, sta facendo danni. Sta segnando danni, Fabio. Vuole lasciare il segno. Così si ricorderanno di me. Luca sarà inibito. Sicuramente Jorg si ricorderà. Luca è stato approvato dal rientro con quel di... Attenzione, sono arrivati. Il cannolone, giustamente, me lo portate. Attenzione. Vai, vai, ci siamo, il momento è catartico, ragazzi. Fammi vedere, amore. Lasciamolo. No, mettilo dalla parte tua il coso. Un cannolone. E tu che cosa vuoi? Sì. Spalla, vai. No. Minchia, Fabietto è carico, voglio... mo spaccherò qualcos'altro. Il sabotatore della vacanza. Guarda, 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 guarda. È caldissima. Porta, porta. Fammi vedere, dai. Guardati come luccica. Non mi prendo un po' quando lo metto in bocca. Cognato, stiamo lasciando Tromso. Tristezza. Però mi sei compiuto. Ah no, ci è arrivato, cavolo. Ce l'ha fatta anche Ale a imbarcare il bagaglio dopo tipo un'ora e mezza. Io sono la ufficiale. Sei stata la bisarda, sei stata brava, rapida. Lo so. C'è il portapistola, l'appoggi lì. C'è il portapistola, l'appoggi per te. Bravi ragazzi, siete rapidissimi e indolori. È proprio della moda. Bravi, andiamo al gate. I nostri eroi sono giunti a Oslo. Dopo mille peripezie, ultima tanta tappa. Stanchezza, ultima tappa. Stiamo andando a mangiare, il ristorante di pesce, il migliore di Oslo, così dico. Speriamo. Finalmente soddisfatti della nostra missione. Possiamo mettere una X. Bene, ci siamo signori. La vacanza è volta ormai al termine, sta avvolgendo al termine. Volta. Domattina ripartiamo per Milano e quindi facciamo l'ultimo saluto qui dalla piazza dove viene assegnato il premio Nobel per la pace. Dove è stato assegnato oggi? Oggi. Qui il municipio. Dove è stato quindi niente, oggi. Facciamo un giro di saluti, Stella. Ciao, questa vacanza ci ha dato tutto quello che volevamo, ben due aurore, gli aschi e balene. Cos'altro ci poteva dare? Niente, torniamo. Ciao. Che altro aggiungere a un discorso di abbastanza, un pezzo di aurora viene a casa con noi. Missione compiuta, spettacolo migliore che abbiamo mai visto, vedremo le foto, ve le procurerò io, non c'è vabbè, problema. Domani Fabio va su aurora.it, hai preso? Download immagini. Bellissima vacanza. Mettetevi comodi. Bellissime amicizie, nuove amicizie, quindi cosa dire? Bello, è stato bellissimo. Aurora ti abbraccia. Ma io devo dire per forza qualcosa, possiamo saltare. Puoi dire solo passa. Ciao. Ciao, comunque il destino ci ha voluto qua e sono contenta così, grazie a lui o a lei, chissà. Allora, Valentina è senza cappello ma non è un fotomontaggio. Sei l'organizzatore, attenzione. Un sogno che si è avverato, ora si passa al prossimo.
Oh, ragazzi. Non ci ha sperato. Qual è? Ho fatto la prova un quarto d'ora prima. Quello è il prossimo, quello è il prossimo. Allora, va, si può dire, i sogni sono segreti proprio per questo. va bene, ragazzi, un ultimo saluto tutti insieme. Dall'ultima frontiera. Ciao. Grandi.